Questo viaggio inizia con una passione, un sogno. Da umili origini verso grandi avventure. È stato un percorso pieno di sorprese e di esperienze incredibili. Ogni sfida ha portato a un traguardo unico. Oggi il sogno si è avverato. Oggi entro a far parte della famiglia. Da oggi sono un PlayStation Playmaker. Ciao ragazzi, finalmente ve lo posso dire, sono un PlayStation Playmaker! E che vuol dire? Aspetta, mo te lo dico. Ma prima facciamo un passo indietro, perché ora avete visto il video tutto bello, anche un po' tamarro, devo dire. Però era proprio quello che volevo per comunicarvi questa cosa. Però per me tutto questo è molto di più. C'è una componente emotiva. È davvero il compimento d'un viaggio che parte da quel Natale del 1997, quando mi hanno regalato la prima PlayStation 1, per arrivare a oggi, giorno in cui divento ufficialmente uno dei volti di PlayStation in Italia, in generale del brand in tutto il mondo. È assurda questa cosa. Perciò ho pensato di fare qualcosa di speciale. Ora, nel momento in cui registro il video, non so che reazione avrete avuto. C'ho un po' d'ansietta. Spero che vi sia piaciuta e che vi ho reso un po' orgogliosi, perché anche voi fate parte di questo percorso, di questo viaggio. Non credo di trovare le parole giuste per spiegarvi che cosa significa tutto questo per me. Davvero sento di aver realizzato un sogno. Però tranquilli, se non avete mai sentito parlare di PlayStation Playmaker, ci sta, perché questo è un super spoiler. PlayStation in Italia non ha ancora comunicato, lo farà tra qualche giorno. Ah, e ci tengo anche a precisare che quello che avete visto non è una DV, ma è una cosa mia, è un progetto mio che ho voluto io. Perché a me PlayStation ha lasciato carta bianca, potevo comunicarlo come volevo, potevo dirlo in un video, potevo anche fare una storia dicendo: oh, bella ragazzi, sono PlayStation Playmaker, bella. E invece no, io volevo comunicarlo così, esattamente come l'avete visto, ce l'ho sempre avuto in mente. Ho chiamato Slim Dogs e gli ho detto: ok, facciamo una cosa di fighissimo, e va sicuro, un video così bello non c'è, nessuno ha fatto un qualcosa di così bello. Ma io ci tenevo veramente tanto, perché c'è una componente emotiva, ragazzi, ma non a livello professionale, anche se è gigante sta cosa, ma proprio a livello di Federico. Io penso al me appassionato, legato al brand PlayStation, perché ragazzi, da quel 97 io le ho prese tutte, 1, 2, 3, 4, PSP, tutto ragazzi. Sono cresciuto così, come tanti di voi immagino. È una cosa che sento mia, non è Mike Shosha, qua so io. E volevo farla, ragazzi, mi emoziona sta cosa, quindi passiamo a parliamo d'altro, la vecchiaia. Sì, però, che cos'è PlayStation Playmaker? Ve lo spiego. È un programma, un'iniziativa lanciata da PlayStation rivolta a celebrity, ai creator, agli sportivi, agli attori, personaggi dello spettacolo, artisti, musicisti, tutti però legati e appassionati al brand PlayStation, con l'obiettivo di espandere il brand PlayStation, ma soprattutto di unire e coinvolgere le varie community. Il tutto a livello mondiale, quindi ci saranno i PlayStation Playmaker americani, francesi, italiani. E ragazzi, va sicuro che c'è gente famosissima. LeBron James è un PlayStation Playmaker. C'è l'attore di Stranger Things, Lukaku. Credo ci siano anche Travis Scott e Ariana Grande. Quindi pensate, gli americani hanno LeBron James e in Italia c'è The Mike Show. A parte gli scherzi, quindi non solo personalità mondiali, ma anche locali. Come nel mio caso, rappresento l'Italia, ma rappresenterò PlayStation nel mondo. Immaginate quelli che entreranno dopo e gli mostreranno il nostro video. Cioè, sta roba è assurda. Ma la vera figata sono le opportunità, perché un PlayStation Playmaker avrà... Intanto avremo accesso a delle news e qualcosa già so. Saremo costantemente aggiornati sui lavori, sui prossimi giochi che usciranno e tutti i progetti legati al mondo PlayStation. Oltre che partecipare a eventi incredibili, non solo legato al mondo dei videogiochi. Vi faccio un esempio, un video con Tom Holland, quella è un'esperienza da PlayStation Playmaker. Quindi un intreccio anche con altri mondi di Sony, con la musica e anche con il cinema. Faremo delle cose pazzesche e aspettatevi una sorpresa che arriverà nei prossimi giorni e che vi mostrerò in un video. Raga, sarà assurdo. Ma sono l'unico PlayStation Playmaker in Italia? No, ci sono anche altri ragazzi. Alcuni li ho già conosciuti, altri non vedo l'ora di conoscerli. Chissà, magari nasceranno delle nuove opportunità. E questo è il bello, secondo me, conoscere persone nuove, stimolarsi a vicenda. Raga, è una cosa fighissima. Quindi c'è una certa esclusività, come è stato per esempio l'anteprima di Spider-Man. E vabbè Mike, però che cambia? Ma in realtà ragazzi non cambia niente se ci pensate, perché per certi versi io ero già un PlayStation Playmaker. Partecipavo già alle anteprime, ho già fatto experience, ho già i giochi in prima. Da questo punto di vista credo non cambierà niente, ma per me invece cambia tanto, perché una cosa ufficiosa così
diventa ufficiale e in un certo senso mi rende il volto PlayStation in Italia in questo momento, perché stiamo lanciando insieme PlayStation Playmaker in Italia. In questo momento sarei il creator più grande nel programma e mi mette un po' di responsabilità, perché comunque sento di dover tirare e di dare ancora di più e cercare di fare sempre meglio, sempre meglio. Vi racconto sto sketch quando me ne hanno parlato la primissima volta. Siete presenti nei film quando a un certo punto si ferma il tempo, parlano e io stavo lì che mi dicevano: guarda, c'è sto programma, è una figata, noi vorremmo fare questo e questo, poi ci saranno sicuramente possibilità incredibili come andare al concerto di quello, magari fai un video con quello, magari incontri LeBron James, eh. Là a me si è fermato il tempo. Quando mi ha detto che si trattava di associare la tua figura al brand, quindi di essere riconosciuto, usiamo parole sbagliate, l'uomo PlayStation in Italia, sì, acknowledge me. Quello, ragazzi, sta succedendo una cosa che magari per tanti di voi è già così, no? Lo so che magari qualcuno non verrà stupito da sta notizia, ma per me è importante perché oggi è ufficiale. Però io ti sento, io lo so che tu c'hai il dubbio. Allora, Mike, adesso parlerai sempre bene, allora non puoi... No. Allora, non servirebbe dirla sta cosa, però la sottolineo perché sì. Per me c'è una cosa che vale più di qualsiasi cosa e lo sapete, che è la credibilità. Io penso che se dopo 10 anni... state ancora qua a guardarmi, a seguirmi, penso che sia anche perché vi fidate di me e vi fidate di quello che dico. Ragazzi, non dovete avere nessun dubbio. Cioè, se esce un gioco per un'altra console, io lo gioco. E se mi piace, lo dico. Se esce un gioco PlayStation e non mi piace, io te lo dico. Se esce un qualcosa che non mi piace, io te lo dico. Poi, ragazzi, mi conoscete, sono un giocatore entusiasta. Tra me e te non c'è differenza. Io non voglio essere considerato un esperto, un recensore o quello qua. Io sono un appassionato, io sono un giocatore appassionato. Quindi, se mi dà un qualcosa e me fomento, poi posso sbagliare. Oh, un gioco all'inizio è bellissimo, alla fine fa schifo, ma sono io il primo che lo dico. Non serve dirlo, ma ve lo dico. State tranquilli, perché non cambia assolutamente niente. Poi è chiaro, ci abbiamo gli altri privilegi, ma ce l'avevamo pure prima, quindi insomma. Ma state tranquilli, che i primi a non volere questo sono i signori di PlayStation. Poi, ragazzi, se c'è un gioco per tutte le console, io preferisco giocarlo su Play, ma perché io preferisco così. Ma questo pure ieri, cioè rispetto a oggi non cambia niente, perché lo facevo ieri e lo faccio pure domani. Non vi nascondo che c'ho un po' d'ansia, perché non ho letto ancora i vostri commenti e non so qual era la vostra aspettativa rispetto a questo grande annuncio. Io spero che siate contenti per me, ma anche per voi, perché è un'opportunità che ci abbiamo. Questo era l'annuncio, fatemi sapere che ne pensate. Non vedo l'ora di scoprire che ci regalerà il futuro. Aspettate di sorprese nei prossimi giorni, vi prometto che non vi deluderò. Però oggi sono felice.